A me piace aggiungere formaggio e un filo d'olio. Andiamo a vedere come si fa questa fantastica pasta. Cominciamo col tagliare la zucca e la pancetta. Tagliamo la pancetta, fette abbastanza spesse. Rodolate la pancetta e iniziate a tagliare così, a listarelle. Ed ecco fatto. Fuoco più piccolo che avete, pentolino, fiamma bassissima e andiamo a mettere la pancetta tagliata a cubetti. La fate andare, se non dovete mai aumentare la fiamma. Fuoco lento fin quando non si scioglie tutto il grasso. Ora puliamo la zucca. Togliamo anche la buccia, tagliare in questo modo. Se i pezzi non li facciamo troppo grandi, altrimenti ci mette più tempo per cuocere. Così, così. Cucina con i bambini? Così è il nome del canale. Ora in una padella versate un cucchiaio d'olio, schiacciate due, anche tre agli, li lasciate in camicia. Non appena l'aglio inizia a soffriggere, andiamo ad aggiungere, ecco, la nostra zucca tagliata a cubetti. Sale, una saltata e rosmarino. È arrivato il momento di mettere l'acqua a bollire. A fuoco lentissimo, come vedete, si è sciolto tutto il grasso. Possiamo spegnere e coliamo tutto il grasso, ci teniamo solamente la pancetta ben rosolata. A questo punto andiamo a togliere tutto il grasso e le trasferiamo, ecco qua, su un altro fazzolettino, in modo che si asciugano per bene, così e le fate riposare. Le giriamo ogni tanto, ogni 2-3 minuti, le facciamo saltare. A questo punto andiamo a togliere il rosmarino e l'aglio. Uno, due e tre, ecco qua. Sono trascorsi quasi 10 minuti, ma nemmeno 8-9 minuti. A questo punto aggiungiamo il pan grattato, così. Com'è? Buono. E lo facciamo andare giusto altri 2 minuti. A la nostra zucca è pronta. Abbiamo calato le pennette. A questo punto andiamo a prendere una parte e la mettiamo in un contenitore. Aggiungiamo un bel cucchiaio di parmigiano reggiano, perfetto, olio e andiamo a frullare.
Ora aggiungiamo il tutto alle pennette. Allora, per i bambini la lasciamo così, mentre noi adulti aggiungiamo i pezzetti di zucca, un rosmarino e la pancetta. Ecco qua. Che spettacolo. Assaggiamo.